Benvenuti alla 32esima edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Il 10 aprile, alle ore 16.30, presso il Museo Civico di Argenta, l'archeologo Michele Dall'Aglio ha presentato il proprio libro, I culti delle acque nell'Italia antica, Angelini Foto Editore. L'acqua, intrinsecamente legata alla nostra vita, non è mai sola cosa. È fiume, è mare, è dolce e salata, è nemica ed amica, è confine ed infinito, è principio e fine, come aveva detto Eraclito. Al culto di essa è dedicato questo libro che analizza i luoghi sacri alle acque nell'Italia antica, sia sotto il profilo antropologico che di quello storico ed archeologico. Dal 4 al 25 aprile, presso il Centro Culturale Mercato, si è svolta la mostra dal titolo La valigia dei sogni, voluto dal Centro Artistico Argentano per i suoi primi 40 anni di vita. Il centro, fondato nel 1970, è da allora aperto, senza distinzione di sorta, a tutti coloro che si dilettano d'arte nelle sue molteplici espressioni. Pittura, scultura, ceramica, poesia, prosa, fotografia, arti grafiche, per poter esprimersi attraverso qualunque forma d'arte i sogni piccoli o grandi di ogni artista. Il 30 aprile, alle ore 21, presso il Centro Culturale Mercato, è stato presentato il volume di Francesco Ruvinetti, Il partito americano, per un riformismo liberale da Krax e Berlinguer a Veltroni. Il saggio ripercorre la storia della sinistra italiana nel XX secolo, fino a chiedersi anche se abbia ancora un senso il termine sinistra, e individua una delle cause più importanti della sua crisi nella perdita della memoria storica. È un libro che nasce con lo scopo di ripensare un po' la storia della sinistra italiana, almeno negli ultimi 30 anni ad oggi, per il semplice motivo che la sinistra italiana pare non esistere più, quando invece io penso che ci sia ancora bisogno della sinistra anche nel XXI secolo. Open Media Educational presenta il suo nuovo programma C'era una volta Argenta, una serie di documentari sulla storia di Argenta dalle origini fino al 1945, prima del bombardamento, liberamente tratti dall'omonimo libro di Giancarlo Bersani. Open Media Educational, per il suo programma La storia sei tu, sta raccogliendo video testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero in sovrimpressione 0532 85 2897. Ecco l'intervento di uno dei nostri testimoni. Io ero sull'argine del Reno, presso la chiavica della bonifica, la Beccara Nuova, e vennero alcuni tedeschi a dire che alle 9 del mattino avrebbero fatto saltare il campanile. Noi eravamo tutti sull'argine e alle 9.15 abbiamo visto questa gran nube di polvere e fumo e il campanile che si è alzato un attimo e poi è crollato su se stesso tirandosi dietro una parte della chiesa che si vedeva dal di fuori l'altare completo e anche tutto quello che c'era dentro. Il 1 aprile, sul palco del Teatro dei Fluttuanti, è andato in scena il consueto spettacolo Musica Amore, organizzato dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere per raccogliere offerte da devolvere alla causa di bambini bielorussi. Degli Stossi, Brown, Bob Marley e voglio Paolo Conte, e Frankie Come My Way. Eccoci arrivati all'ultima notizia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!